Amici telespettatori, fan dell'Esperia e amanti della pallavolo, buonasera, benvenuti alla partita di questa sera dal Pallaferraboli di Cremona. Questa sera in campo per la 13ª giornata del campionato di Serie B1, girone A femminile, Esperia Cremona ospita le giovani del Ligor Volley Trecate. Tra poco vi comunicheremo le formazioni in campo. Allora, cominciamo con il comunicarvi la formazione ospite. Al palleggio la numero 9 Giulia Picchi, l'opposto è la numero 5 Gaia Badalamenti, le bande con il numero 3 Alessia Bolzonetti, con il numero 4 Matilde Gallina, le centrali con il numero 7 Matilde Frigerio, con il numero 18 Veronica Costantini, il libero è la numero 12 Agata Tellone. Per Esperia la formazione è quella solita, tipica, con Arcuri che parte in P3 al palleggio, lodi opposto, le bande sono Pionelli e Giulio De Cordi, i centrali, Rivoltella e Chiara Brandini, quest'ultima ora va al servizio, dopo il primo punto firmato Erika Pionelli, il libero è Patrizia Zampedri con il numero 17, anche questa sera tra le fila locali convocata la giovanissima Virginia Gandolfi, classe 2005, ricordiamo che non è della sfida Viola Zagni per un attacco febbrile e quindi Esperia si trova questa sera con un solo palleggiatore in campo. 1-1 intanto tra le due squadre, avremo modo poi nel corso della partita di presentare le varie giocatrici ospiti che ricordiamo sono tutte nate tra gli anni 2002 e 2003. L'attacco di Sara Lodi non passa, Zampedri però fa buona guardia in difesa, ci riprova Sara Lodi, la difesa non riesce a replicare ed è quindi il punto numero 2 in favore di Esperia Cremona con l'opposto classe 91 Sara Lodi al servizio, la stessa attaccante cremasca. Sara Lodi, dritto per dritto, va fuori giri la ricezione di Alessia Bolzonetti ed Esperia si porta sul 3-1. La battuta di Sara Lodi. Questa volta è buona la ricezione ospite, l'attacco mancino da parte di Gaia Badalamenti ed è il punto del 3-2. Come detto, squadra molto molto giovane, ovviamente è la giovanile dell'Igor Gorgonzola Novara, campione d'Europa in carica. Al servizio la numero 3 Alessia Bolzonetti, Arcuri dietro per Rivoltella, fast potente. Prova la difesa la numero 9 Picchi, può rigiocare Pionelli, buono l'attacco ma viene difeso da Gallina, ci prova la stessa attaccante,
difesa, De Cordi in pipe, passa nel varco in mezzo al muro e anche questa volta non riesce la difesa delle novaresi ed Esperia si porta quindi sul 4-2. Al servizio per Cremona Erika Pionelli con il numero 13, attaccante classe 91. Sempre a cercare Alessia Bolzonetti con il numero 3, l'attacco potente di Gaia Badalamenti, poi c'è un duello a muro, rivoltella Badalamenti, può attaccare De Cordi, potente, che mette il chiodo davanti a un impotente Alessia Bolzonetti che nulla può. 5-2 per Cremona. Tra l'altro Alessia Bolzonetti, lodigiana, classe 2002. La battuta ficcante di Pionelli che manda fuori giri la ricezione del libero Alessia Sonzini. 6-2 per Cremona. Mantiene la battuta Erika Pionelli, non prima però del time out chiamato da coach Matteo Ingratta. Le squadre ritornano in campo, i direttori di gara non li abbiamo ricordati, questa sera il primo è Matteo Trinchero e il secondo Andrea Vaschetto e intanto riesce il primo tempo da parte di Veronica Costantini e Precate subito firma il cambio palla, la stessa Veronica Costantini, classe 2003, va al servizio. Lei ha iniziato a Jesolo, l'anno scorso poi ha militato nel Club Italia per amichevoli e allenamenti. Arcuri dietro per Rivoltella che spara out e Trecate accorcia 4-6, mantiene la battuta, la numero 18 Veronica Costantini, dicevamo l'anno scorso si è allenata con il Club Italia, ha sostenuto degli allenamenti contro alcune formazioni di B1, Zampedri così così la ricezione. De Cordi piazza, tiene Gallina in difesa, può tentare l'attacco Badalamenti, palla spinta efficace, punto numero 5 per le giovani ospiti e Veronica Costantini mantiene la battuta. Intanto si fa anche sentire il pubblico ospite, ha corso per sostenere le ragazze. La battuta di Veronica Costantini lungo linea, dritto per dritto su Zampedri. La diagonale di De Cordi è vincente, 7-5 per Cremona. Al servizio per le Tigre Gialloblu la numero 12, Francesca Rivoltella, centrale trevigliese. La solita battuta lungo linea su Sonzini, il palleggio di Picchi, la piazzata da parte di Bolzonetti che viene difesa, ottima la difesa ancora di Solzini su De Cordi. C'è un'altra opportunità però per Cremona, Brandini fast che viene tenuta da Picchi, Badalamenti non passa con il mancino, altra opportunità per Novara, Gallina cerca il lungo linea ma esagera ed è 8-5 per Cremona. Rivoltella mantiene la battuta e si appresta al servizio. La battuta di Rivoltella in zona di conflitto, tiene Badalamenti, non può attaccare Novara, la palla poi cade a terra senza nemmeno che Brandini cerchi l'attacco. 9-5 per Cremona e ancora Rivoltella da 9 metri. Il servizio a cercare ancora il libero Sonzini, Badalamenti, diagonale potente, mancina che non lascia scampo alla difesa gialloblu. 9-6, cambio palla in favore della stessa Gaia Badalamenti, classe 2002, 1,71 m per lei,
ruolo di opposto, è al secondo anno alla Igor Polli Trecate. La battuta su Pionelli, Arcuri chiama la B a Brandini, può attaccare Gallina, palla piazzata su cui Zampedri fa ottima guardia, Arcuri in super verso De Cordi, il muro sporca e Badalamenti non riesce a rigiocare, è il punto numero 10 per Cremona. Giorgia Arcuri, la palleggiatrice, al servizio. Come detto, questa sera non c'è la sua dirimpettaia Viola Zagni, colpita da un attacco febbrile. Il servizio di Giorgia su Badalamenti, che riceve molto bene. Picchi, sceglie Gallina in zona 4 e c'è punto in favore di Esperia. C'è stata un'invasione da parte probabilmente della numero 4 Gallina. Giorgia Arcuri mantiene quindi il servizio. 11-6 per Cremona. La battuta questa volta dritto per dritto su Sonzini, chiamato l'attacco di Badalamenti che non passa, la palla si ferma sul nastro e Speri tenta la fuga, 12-6. La battuta di Arcuri su Sonzini. Picchi sceglie ancora in zona 4 Gallina, che questa volta con astuzia pesca il mani fuori e la stessa può andare al servizio. La battuta di Gallina dritto per dritto, Arcuri non riesce nella regia, quindi ci può provare Novara, potente Zampedri distinto, si para. Duello a muro, può rigiocare una free ball Esperia, la pipe di Pionelli viene tenuta da Badalamenti e poi Brandini, senza pietà, mette giù il chiodo sui 2 metri, 13-7 per Cremona, il pubblico di Cremona si scalda. per Esperia Cremona, Giulia De Cordi al servizio. Come suo solito da zona 5 in diagonale verso la numero 3 Bolzonetti, che riceve male, Brandini poi non riesce a chiudere, ci riprova Bolzonetti potente su Zampedri che non riesce a trattenere ed è il punto numero 8 per Trecate. Alessia Bolzonetti, dicevamo lodigiana classe 2002, 1,87 m per lei, esordio per lei dopo i primi anni alla Properzi, poi 2 anni a Crema, un passaggio all'Anderlini Modena e poi gli ultimi 2 anni alla UIBA Giovani Busto Arsizio. La battuta della numero 7 Frigerio, la palla piazzata di Lodi, tiene Gallina, può attaccare la numero 3 Bolzonetti stessa, ma l'attacco non passa e poi non riesce la rigiocata alla retroguardia a ospite. È il punto numero 14 quindi per Esperia Cremona. Chiara Brandini in turno di battuta per Cremona, diagonale sulla numero 5 Badalamenti, la fast cercata da Costantini va a segno, complice anche il tocco del muro ed è 14-9. Servizio ficcante, insidioso, tiene Arcuri, la pipe piazzata di De Cordi, non poteva fare più di tanto, Badalamenti, palla piazzata ed è vincente, punto di grande astuzia e qualità da parte di Gaia Badalamenti, di lei dicevamo 1,71 m, opposto, secondo anno alla Igor, ex Modena e anche 3 anni ad Orago per lei. Il servizio potente da parte di Picchi, la palleggiatrice, Pionelli, pallonetto vincente, 15-10 per Cremona. Al servizio per Cremona, Sara Lodi. A cercare Bolzonetti, così così in ricezione, palla piazzata da parte di Gallina, Arcuri duella a muro e lo fa bene, Picchi sceglie poi in posto 2
Alessia Bolzometti, che si fa perdonare alcuni errori precedenti, soprattutto ricezione. È il punto numero 11 da parte di Trecate. Cambio palla quindi in favore di Novara, pardon, di Trecate, che va al servizio con Alessia Bolzonetti su De Cordi. Arcuri in zona 4 per Pionelli, che replica il pallonetto, questa volta viene difeso. Può provarci quindi Gallina, che non passa. 16-11 in favore di Esperia Cremona. Non è ancora entrato in campo il libero Agata Tellone, che è piacentina, cresciuta pallavolisticamente a Rivergaro. Vedremo se poi farà il suo ingresso in campo. Intanto sbaglia la battuta Erika Pionelli. Trecate quindi va al cambio palla col punto numero 12, che va a servire Veronica Costantini. Si appresta la battuta alla centrale, dritto per dritto su Zampedri. Arcuri dietro, rivoltella, riesce a piazzare, ma lo fa in malo modo oltre i 9 metri. E Trecate resta a contatto, 3 punti solo di distacco tra le squadre. Veronica Costantini ancora al servizio. Non ha scelto il momento corretto per la rincorsa Francesca Rivoltella. Intanto De Cordi rivedibile in ricezione, può solo piazzare poi successivamente. Attacco quindi di Matilde Gallina, che passa in mezzo al muro, e Trecate ci crede. 14-16, la palla passa tra il muro formato da Arcuri e Rivoltella, e quindi le ospiti accorciano nuovamente, 2 punti di distacco. Costantini al servizio, Zampedri lascia scorrere la palla, sfuma sul fondo. 17-14 ed Esperia respira. Francesca Rivoltella si presenta per il servizio. La centrale trevigliese la battuta, sempre su Sonzini. Picchi sceglie la B per Frigerio. La difesa cade nel campo di Trecate, che può attaccare. Rivoltella difende con una mano, non riesce poi la rigiocata alle locali, e Trecate trova il punto numero 15, sempre 2 punti di distacco tra le squadre. Al servizio nuovamente le giovani ospiti con Gaia Badalamenti su De Cordi. Brandini obbligata a un attacco stilisticamente non perfetto, ma sicuramente efficace. 18-15 per Cremona. E Giorgio Arcuri va alla battuta. Il servizio della palleggiatrice, corto su Frigerio. Picchi, la pipe di Bolzonetti, viene difesa. Arcuri sceglie Lodi, diagonale sporcata. Badalamenti tiene in difesa. Picchi sceglie allora zona 4. Gallina piazza. Zampedri in difesa molto bene. E poi c'è un fischio in favore di Trecate. Fischiato un fallo di doppio a Cremona, e sono sempre 2 i punti di margine per Esperia. Al servizio ora Trecate con la schiacciatrice Matilde Gallina. Su De Cordi, Arcuri in bagger verso Lodi, palla piazzata, tiene Sonzini. Picchi sceglie dietro Badalamenti, palla spinta, ben letta da De Cordi. Arcuri sceglie Sara Lodi in posto 4, il muro sporca e la palla cade nel campo di Trecate. 19 Esperia, 16 Igor. De Cordi al servizio su Gallina. Picchi chiama la B a Frigerio. Arcuri difende, Zampedri in bagger, serve Lodi, diagonale potente su cui Badalamenti si oppone. Altra opportunità per Cremona. Pionelli, diagonale tenuta ancora da Bolzonetti. Sonzini ancora in favore della stessa schiacciatrice lodigiana. Ottima difesa, e poi Frigerio chiude questo scambio molto lungo e indeciso
sempre due punti di margine, 19 a 17. Intanto viene chiesta la rotazione da parte delle padrone di casa, si può riprendere il gioco, 19 per chi riceve, 17 per chi batte, il servizio di Frigerio su De Cordi, Arcuri in 4 per Pionelli, va da lamenti, non riesce a trattenere l'attacco molto potente della schiacciatrice bresciana, l'Esperia si porta a quota 20. Al servizio poi Cremona, Chiara Brandini. Dritto per dritto su Badalamenti. Picchi dietro per Gallina. Non passa! Rivoltella, alza il muro. 21 a 17 per Cremona. E c'è il secondo time out chiamato da coach Ingratta per Trecate. Entrano in campo le squadre, Chiara Brandini l'ha battuta, piazzata ancora su Badalamenti, la fast di Costantini non passa, vediamo cosa si inventa Bolzonetti, può solo piazzare, Arcuri, rivoltella, sporcata a muro, ma non basta, è il punto del più 5 per Cremona. Ancora Chiara Brandini al servizio per Esperia, sempre su Badalamenti in zona 6, Picchi sceglie Bolzonetti che esagera con l'attacco, chiedono un tocco del muro non ravvisato dai direttori di gara, Trinchero e Vaschetto, Esperia si porta quindi sul 23 a 17 e vede la linea del traguardo di questo primo set, la centrale toscana Chiara Brandini. Alla battuta, classe 89, alla seconda stagione in maglia Esperia, Badalamenti questa volta è perfettibile in ricezione, Brandini poi in difesa si impegna e la tiene, Lodi non passa e poi Arcuri non riesce a rigiocare, punto numero 18 da parte di Igor Trecate che raggiunge subito il cambio palla e andrà al servizio con la palleggiatrice numero 9 Giulia Picchi, non prima però di un cambio. Esce la stessa Giulia Picchi con il numero 9 ed entra la numero 11 Ludovica Mennecozzi, l'altra palleggiatrice, classe 2003, ex Volley Academy Sassuolo, in cui ha giocato nelle categorie di B2, Under 16 e Under 18. Tra l'altro in Under 16 è stata premiata come miglior palleggiatrice italiana della categoria. Il servizio di Mennecozzi, Arcuri dietro per Lodi, potente sulla neoentrata che non riesce a difendere ed è il punto numero 24 per Cremona che si procura quindi 6 set point in questo primo parziale di gioco. Il servizio di Lodi, potente, Mennecozzi, l'alzata in bagger per Bolzonetti. Arcuri sceglie Pionelli, Murata, Zampedri ci prova e poi non può rigiocare Cremona, Trecate trova il punto numero 19.
Al servizio quindi Igor Trecate. Con la numero 3 Alessia Bolzonetti. De Cordi, Arcuri dietro, rivoltella in fast, difesa da Mennecozzi. Non può attaccare Badalamenti, chiaramente fuori asta. E poi Arcuri di astuzia vince il duello a muro e trova il punto numero 25. Finisce qui il primo set di questa partita. Ci risentiamo tra poco per l'avvio del secondo periodo. Stanno ritornando in campo le due compagini. Primo set terminato a favore di Esperia Cremona sul 25-19. C'è un cambio, tra l'altro, nelle fila ospiti. È uscita Matilde Gallina con il numero 4 ed è entrata la numero 2 Bianca Orlandi. Si riparte con la battuta di Esperia Cremona al servizio con Giulia De Cordi. Sonzini in ricezione, l'attacco di Bolzonetti viene tenuto da Pionelli, Zampedri poi chiude il triangolo verso Pionelli, Badalamenti difende distinto e poi non riesce l'attacco da parte della stessa Bianca Orlandi. Prova l'attacco Brandini, murata di forza da Trecate, poi De Cordi difende molto bene, Arcuri dietro per Sara Lodi in zona 2, buona la difesa e poi c'è il fallo di doppio da parte di Giulia Picchi.
ed è quindi 1-0 per Cremona in questo secondo set. Al servizio nuovamente il capitano Giulio De Cordi, ficcante su Badalamenti che questa volta non risponde in ricezione ed è il punto numero 2 per Cremona. Può riprovarci con il terzo servizio di questo periodo Giulia De Cordi su Sonzini. L'alzata in bagger di Badalamenti per Bolzonetti che piazza una diagonale precisa ed efficace tra Pionelli e Zampedri. 2-1 al servizio per le ospiti Giulia Picchi, palleggiatrice pisana, classe 2002, terzo anno alla Igor Trecate per lei. Battuta float su De Cordi, Arcuri dietro per Lodi, Murata, ma la palla cade out e quindi Esperia si porta sul 3-1 e va al servizio con Chiara Brandini. Al servizio la centrale di Siena su Bolzonetti, si impegna Picchi, il primo tempo di Costantini viene letto facilmente, De Cordi poi può solo piazzare, Costantini fa muro a 1 e lo fa in maniera molto efficace, Pionelli piazza, si deve impegnare Badalamenti e poi Bolzonetti nuovamente, la palla viene difesa però non può attaccare Trecate, lo può fare Esperia, Arcuri opta per Pionelli che passa in mezzo al muro, Badalamenti la tiene, Sonzini in bagarre, poi deve concedere free ball ancora a Bolzonetti, Lodi, diagonale piazzata, non troppo efficace né potente, la diagonale poi di Badalamenti che mette un punto a questo scambio lungo e insidioso, punto a favore delle piemontesi, 2-3 per Cremona sempre. Al servizio, come detto, le giovani ospiti con Alessia Bolzonetti, la schiacciatrice lodigiana. Gli ultimi 2 anni per lei alla UIVA Giovani Busto Arsizio. Battuta float, De Cordi, Arcuri sceglie Pionelli. Nulla può il libero ospite ed è 4-2 per Cremona. Al servizio per Esperia, Sara Lodi. Il servizio dell'opposto Cremasco, Picchi chiama la pipe di Bolzonetti, ben difesa da Zampedri, non passa l'attacco di Pionelli, Arcuri poi di seconda, vede che c'è spazio nella metà nel campo di Trecate ed è quindi il punto numero 5 per Cremona che resta al servizio con l'opposto classe 1991 Sara Lodi. La battuta piccante a filo di nastro, Badalamenti riceve molto bene, poi piazza un attacco che cade complice il nastro, la palla scorre leggermente sul nastro della rete e poi cade in zona 3. Al servizio per Trecate, Veronica Costantini, la battuta in diagonale su Pionelli, Arcuri chiama la fast rivoltella, difende poi Badalamenti, c'è un'altra opportunità per Cremona, questa volta chiamata in causa Lodi, diagonale precisa su cui fa buona guardia Picchi, ci prova Badalamenti in extra rotazione, deve impegnarsi De Cordi che altrettanto bene in difesa si fa rispettare, può ritentarci Badalamenti ma Pionelli è lesta e sta su a muro mettendo giù il pallone del 6-3 e la stessa Pionelli va alla battuta. C'è time out intanto, a tra poco quindi per la ripresa del gioco.
ritornano in campo le squadre. Esperi è ripartita in maniera molto convinta in questo secondo periodo. Il servizio di Erika Pionelli, ficcante come al solito, e poi Bolzonetti passa in mezzo al muro. Ed è il punto numero 5 per Trecate, che quindi si porta a meno 1. Il servizio di Badalamenti su Zampedri, Arcuri, De Cordi, Murata, vincente da parte di Matilde Frigerio, ed è 6-6. Il servizio di Badalamenti questa volta scappa ed Esperia mette nuovamente il naso avanti, 7-6. Al servizio per Esperia Cremona, Francesca Rivoltella. La battuta si ferma di poco sotto il nastro ed è nuovamente parità, 7-7. La battuta di Trecate, piazza De Cordi su Sonzini che tiene molto bene, ci prova Badalamenti a tutto braccio, Pionelli si impegna, Arcuri poi può solo mettere nella metà campo avversaria, primo tempo da parte di Frigerio, difeso, Brandini non riesce poi a chiudere, può riprovarci Trecate con Bolzonetti, Murata vincente da parte di Chiara Brandini che scatena gli applausi del pubblico di casa, 8-7 per Cremona. La battuta vincente di Giorgio Arcuri che improvvisamente si ferma e cade sui 4 metri e mezzo ed è il 9-7 per Cremona. Al servizio nuovamente la palleggiatrice di casa, ancora ficcante su Badalamenti che va fuori giri, ci prova però piazzando la pipe, Pionelli tiene, Zampedri poi baga rovesciato per De Cordi che questa volta esagera con l'attacco da posto 4. Trecate resta a meno 1, 9-8 per Cremona. Opportunità al servizio per Matilde Frigerio con il numero 7, plot su Zampedri. Arcuri, primo tempo di Brandini che trova il varco vincente e scoperto nella metà campo di Trecate. L'Esperia tocca la doppia cifra, 10-8. Al servizio Esperia Cremona con Giulia De Cordi, lungo linea su Sonzini, Picchi opta per zona 4, Bolzonetti difende Arcuri, Zampedri in bagar verso Lodi, lungo linea su cui nulla può Alessia Sonzini, punto numero 11 da parte di Esperia Cremona. E c'è nuovamente il cambio del palleggiatore nelle fila ospiti, esce Giulia Picchi con il numero 9 ed entra Ludovica Mennecozzi con il numero 11, classe 2003. Come detto, premiata come miglior palleggiatrice d'Italia con l'Under 16 della Volley Academy Sassuolo. Matteo Ingratta quindi prova il cambio del palleggio, vediamo se darà i suoi frutti. Mennecozzi, chiamata in causa Bolzonetti che piazza in zona 6-1, scoperta nella metà campo giallo-blu. La prima regia di Mennecozzi va a buon fine. La stessa Ludovica Mennecozzi alla battuta, 11 per chi riceve, 9 per chi batte. Al servizio la classe 2003, diagonale su De Cordi, Arcuri sceglie Pionelli che nonostante il tocco del muro riesce a mettere giù il punto numero 12 per Cremona.
la battuta di Brandini, Suba da Lamenti, Mennecozzi, questa volta opta per zona 2, la diagonale ancora vincente da parte di Alessia Bolzonetti, che Trecate raggiunge quindi la doppia cifra, 12-10. Il servizio su De Cordi da parte di Bolzonetti, Lodi a tutto braccio, viene murata, Mennecozzi sceglie Badalamenti, mani out su Pionelli e Trecate si avvicina pericolosamente, 11 per le ospiti, 12 per le padrone di casa. Al servizio nuovamente la schiacciatrice lodigiana Alessia Bolzonetti. Il servizio piazzato, corto, Arcuri in 4 per Pionelli, murata da Badalamenti che trova il punto della parità, il punto di contatto, 12-12. Intanto sembra che vengano segnalati un errore sul tabellone. Comunque intanto seguiamo il gioco, Pionelli piazza nonostante il tocco del muro, 13-12. E intanto la panchina Esperia fa notare al secondo arbitro che probabilmente è stato segnato un punto in più alle ospiti. Adesso vedremo poi cosa uscirà dal conciliabolo tra il secondo direttore di gara Vaschetto e il refertista. Si può procedere, 13-12, nulla di fatto. Al servizio quindi le tigri giallo-blu di Cremona con l'opposto sarà Lodi, troppo lungo, 13 pari. Al servizio Igor, volley Trecate con la centrale Veronica Costantini. Profondo su De Cordi, Arcuri sceglie Rivoltella che spara in maniera vincente, 14-13, diagonale d'applausi per lei. Più uno nuovamente per Cremona. Al servizio per le locali Erika Pionelli. Battuta profonda su Sonzini, Mennecozzi sceglie zona 4, Badalamenti, Zampedri tiene, ma c'è punto in favore di Trecate. Viene fischiata, credo, un'invasione da parte di Arcuri. Non ne sono certo, comunque si procede, Badalamenti al servizio, Arcuri in 4 per De Cordi. Il muro tocca ma non basta, è ancora più uno Esperia. 15-14 per Cremona. Al servizio Francesca Rivoltella, profonda su Badalamenti che deve impegnarsi, Mennecozzi poi offre un pallone per la pipe a Bolzonetti, ma non è pulito, fallo di doppio da parte della palleggiatrice ex Sassuolo, classe 2003, Esperia avanti di due lunghezze, 16 per chi batte, 14 per chi riceve, Rivoltella profonda ancora su Badalamenti che va fuori giri, Sonzini, poi Badalamenti piazza rendendo insidioso anche con questo pallone, Lodi poi potente, viene difesa, ancora Badalamenti tra il muro e l'antenna. Che punto da parte dell'opposta, l'opposto mancino, Gaia Badalamenti, classe 2002, 3 anni ad Orago per lei, questo è il secondo anno alla Igor Volley, 16-15, il servizio della stessa Badalamenti, Arcuri dietro per Brandini, il muro sporca la B cercata dalla centrale, poi Bolzonetti a tutto braccio, tiene Lodi,
e poi De Corbi passa facendo cadere il pallone in zona 1, su cui nulla può Badalamenti, chiamata spesso in causa sia in ricezione che in difesa, tra l'altro. 17-15, Cremona al servizio con Giorgio Arcuri, sempre su Badalamenti, Mennecozzi in bagger in favore di Bolzonetti, tiene Pionelli in difesa, Arcuri spinge per De Corbi, murata, non riesce la difesa di Saralodi, Precate resta a contatto sul meno 1. Il servizio su cui Bolzonetti non perdona, 17 pari, Precate sempre a contatto. Il servizio su De Corbi, Arcuri, De Corbi ci riprova, diagonale di... no! Pensavo fosse caduta, ma non è dello stesso avviso l'arbitro. Poi Brandini dentro. Primo tempo vincente di Brandini al limite, ma giudicato regolare. 18-17 per Cremona. Il servizio di Giulia De Corbi su Sonfini, buona la ricezione, non passa la fasta di Costantini ed Esperia mette due punti di margine tra sé e le squadre. C'è una sostituzione, intanto esce la numero 18 Costantini, appunto, al centro, entra la numero 10 Sara Mukai, classe 2002, l'anno scorso vestiva la maglia di Montale in B1, con cui ha raggiunto la promozione in A2. Due punti di margine per Esperia Cremona al servizio con il capitano Giulio De Corbi su Sonzini. Badalamenti va in bagger a servire Bolzonetti, il muro sporca, ma De Corbi fa buona guardia in difesa, Pionelli spinge molto bene, con coraggio, con classe, con qualità. 20-17 per Cremona, che prova a mettere la freccia decisiva in questo set. Time out intanto in favore, pardon, richiesto da Nova, da Trecate, da coach Ingratta. Rientrano in campo le squadre, intanto abbiamo provveduto a mettere a fuoco nuovamente la videocamera. Zampedri alza in bagger per Pionelli, piazzata su Badalamenti che tiene, Mennecozzi sceglie la stessa Badalamenti, difesa, Lodi, palla piazzata, Mennecozzi difende in maniera positiva e poi Lodi a muro, non lascia passare l'attacco di Alessia Bolzonetti. 4 le lunghezze di vantaggio in questo momento tra Esperia e Trecate, 21-17. De Corbi su Sonzini, Mennecozzi dietro per Badalamenti, murata da Brandini,
Sonzini in bagger verso Bolzonetti, molto bene Zampedra in difesa, Arcuri non passa Brandini, allora Arcuri sceglie Lodi, la palla si insacca tra il corpo di Alessio Bolzonetti e la rete, 5 punti di vantaggio, 22-17 per Esperia Cremona. Altro cambio nelle fila ospiti, esce la numero 3 Bolzonetti, rientra Matilde Gallina. Servizio di De Cordi su Badalamenti, Mennecozzi sceglie zona 4, Gallina murata nuovamente da Sara Lodi, due muri consecutivi per lei, 23-17 per Cremona. Il servizio di De Cordi ficcante, c'è un'opportunità per Cremona, Arcuri, Lodi, extra rotazione vincente, punto di grande qualità e di grande precisione da parte dell'esperto opposto, classe 91, 24-17 per Cremona, sono 7 i set point per le Tigre delle Blu. Il servizio di De Cordi piazzato su Sonzini, Mennecozzi alzata dietro per Badalamenti, piazzata, fa buona guardia a De Cordi, palla spinta per Brandini e poi Pionelli mette giù subito l'esta, il 25-17 in favore di Cremona. Si chiude qui anche il secondo periodo sul 25-17 per le padrone di casa. A tra poco per la ripresa del gioco.
Rientrano in campo le squadre per questo terzo periodo che potrebbe risultare già decisivo al termine della partita. Al servizio Igor Volley Trecate con la numero 5 Gaia Badalamenti, l'opposto Mancino. Arcuri sceglie Lodi in posto 2, pallonetto vincente e subito 1-0 per Esperia Cremona. Al servizio Chiara Brandini, la centrale senese, diagonale su Badalamenti. Mennecozzi chiude il triangolo, l'opposto Mancino che non passa muro, ancora Sara Lodi. Questa sera ha alzato positivamente le sue leve in fase di muro. A farne le spese l'attacco Mancino di Gaia Badalamenti, il servizio ancora di Chiara Brandini. Sulla stessa opposta Mancina, la fast da parte di Frigerio che va a segno, non riesce la difesa di Chiara Brandini, è il punto numero 1 per Trecate. Al servizio le giovani ospiti, sempre con, anzi chiedo scusa, con Bianca Orlandi che va a segno mandando fuori giri la ricezione gialloblu. Ed è quindi parità 2-2. Ci riprova la schiacciatrice 2003 di Assago su Zampedri. Pionelli poi è molto brava a sfruttare il muro scomposto di Trecate, trovando il punto numero 3 per Cremona e mandando Sara Lodi al servizio. Si presta la battuta all'opposto cremasco, classe 91, ex Properzi. La ricezione così così di Orlandi. E poi Lodi nuovamente riesce a passare tra il muro ospite, 4-2 per Cremona. Si riprova ancora Sara Lodi con il numero 8 dai 9 metri, 4 per chi batte, 2 per chi riceve, questa volta il servizio si ferma nella rete. Punto numero 3 per le ospiti che vanno al servizio con la numero 7 Matilde Frigerio, classe 2002. Secondo anno per lei alla Igor, la scorsa stagione ha subito vari stop per infortuni. Battuta piccante su De Cordi, così così la ricezione. Mennecozzi chiama la pipe di Badalamenti che esagera, palla sul fondo, 5-3 per Cremona. Al servizio per le gialloblu Erika Pionelli, la battuta a cercare il lungo linea, Sonzini fa buona guardia, la palla si spegne di lato. Punto numero 4 per Trecate. Cambio palla quindi in favore delle ospiti che vanno alla battuta con Ludovica Mennecozzi, chiamata la fast da Rivoltella. Mennecozzi serve Bolzonetti che viene difesa, Arcuri, De Cordi, pallonetto vincente, 6-4 per Esperia Cremona. Al servizio per le Tigri gialloblu Francesca Rivoltella, centrale ex Verona. Battuta flot su Badalamenti, Bolzonetti, attacco piazzato, si impegna Rivoltella e la tiene, e poi l'alzata di Pionelli non è regolare. Punto numero 5 per Trecate che resta sempre vicina nel punteggio, sempre meno 1. Al servizio la lodigiana Alessia Bolzonetti che spreca, 7-5.
Arcuri la battuta su Sonzini, Badalamenti, potente, tiene Arcuri in difesa, il bagger di Zampedri, Rodi questa volta viene murata da Bianca Orlandi con il numero 2 ed è il punto numero 6 per Trecate, che resta sempre a contatto. Decordi, Brandini, il primo tempo, la rete si muove, non è stata ravvisata nessuna invasione, comunque c'è il punto da parte di Chiara Brandini, 8 a 6 per Cremona. Al servizio Giulia Decordi, il capitano gialloblu. Piccante su Orlandi, Mennecozzi chiama la pipe di Bolzonetti, palla spinta su cui si avventa Arcuri che la tiene di pugno, Mennecozzi, Badalamenti, pardon, Orlandi viene murata, viene difesa, Pionelli poi in fase di attacco tocca l'antenna sotto gli occhi del direttore di gara Matteo Trinchero ed è il punto numero 7 per Trecate. La battuta ancora su Zampedri, bene ricezione, Pionelli potente, svassoia Bolzonetti in difesa, non facile tuttavia questa difesa, 9 a 7 per Cremona. La battuta di Brandini su Orlandi, Mennecozzi chiama la pipe di Bolzonetti, palla che sfuma sul fondo, punto del più 3 per Cremona, 10 a 7. Chiara Brandini alla battuta su Orlandi, Mennecozzi per Badalamenti che trova il varco vincente, 10 a 8 per Cremona. Numero 2 Bianca Orlandi, classe 2003, al servizio. Per lei uno scudetto under 14 con Orago, poi ha militato in under 16 e B2 sia ad Orago sia a Sassuolo. E la battuta della numero 2 è vincente, 10 a 9, ace di Bianca Orlandi. E questa volta poi il servizio di Orlandi si spegne sul fondo. Regalato quindi il cambio palla a Sara Lodi per Cremona. Due punti di margine tra le squadre. Due di stacco tra le squadre. Orlandi, Mennecozzi duella muro con rivoltella. C'è un'opportunità ancora per Cremona. Lodi diagonale su cui fa buona guardia Badalamenti. Orlandi in extra rotazione, pipe molto bella ma viene difesa, Pionelli piazza il muro sporca, la tiene Sonzini, può attaccare Bolzonetti, mani out, vincente. Trecate raggiunge la doppia cifra, 10 per le ospiti, 11 per Cremona. Al servizio nuovamente le ospiti con la numero 7 Matilde Frigerio, palla piazzata piccante su Decordi, Arcuri per Pionelli, lungo linea tenuto da Orlandi, poi c'è un'altra free ball per Cremona e Arcuri agli occhi anche sulla nuca, 12 a 10. D'Astuzia trova il punto dell'ennesimo più 2, al servizio per Cremona Erika Pionelli. La battuta di Erika Pionelli, lungolinea su Sonzini, Mennecozzi spinge in 4 per Bolzonetti, murata da rivoltella, nessuno riesce a coprire e a recuperare questa palla per le ospiti, 13 a 10, time out chiamato da coach Ingratta.
metri, entrano in campo le squadre, 13 per chi batte, 10 per chi riceve. Sonzini riceve la battuta di Erika Pionelli, prova la fast Costantini che viene difesa dalla stessa Pionelli, la stessa poi va a colpire in pipe, il nastro ne allenta il colpo e poi l'attacco potente da parte di Bianca Orlandi è leggermente impreciso. Esperi attenta alla fuga, 14-10. La battuta di Erika Pionelli nuovamente su Sonzini. Mennecozzi opta per il posto 4, Bolzonetti, la Lodigiana, che nuovamente è brava a trovare le mani scomposte dal muro e trovare il punto numero 11 per sé e le compagne. Tanto coach Ingratta si fa sentire dalle sue. La battuta da parte di Mennecozzi, Arcuri sceglie De Cordi, murata e poi non riesce la difesa di Bolzonetti. Il muro mette praticamente fuori gioco un'eventuale difesa dell'attaccante lodigiana. 15-11 per Cremona. Alla battuta Francesca Rivoltella, diagonale profonda su Badalamenti, Mennecozzi chiude il triangolo Badalamenti ma non passa. Chiara Brandini alza le leve, 16-11. E intanto coach Ingratta chiama il cambio del palleggiatore. Ludovica Mennecozzi lascia il posto a Giulia Picchi, palleggiatrice pisana classe 2002, al terzo anno con la maglia dell'Igor Volley Precate. Rivoltella in float diagonale su Badalamenti, Picchi la serve, Arcuri chiama la pipe di Pionelli che tira dritto per dritto sugli 8 metri, 17-11 per Cremona. E c'è nuovamente time out chiamato dal coach Matteo Ingratta. Riprende il gioco con Francesca Rivoltella in turno di battuta su Badalamenti, chiamato l'attacco di Costantini che viene murato, ci prova Pionelli in pipe piazzata, un po' scontata, può attaccare Badalamenti, attacco un po' scomposto e obbligato, Brandini non passa, Rivoltella si impegna, la tiene in difesa, poi Lodi prova a palleggiare in maniera profonda cercando i 9 metri, niente da fare però, la palla esce. Ed è quindi il punto numero 12 per Trecate. Esperia sempre avanti di 5 lunghezze. Al servizio della numero 3 Alessia Bolzonetti, ficcante, battuta corta, c'è Pionelli, De Cordi viene murata, Zampedri prova a rigiocare senza successo. Punto numero 13 per Trecate. Il servizio ancora per le ospiti da parte della numero 3 Bolzonetti. Arcuri dietro per Brandini, passa questo attacco molto bello, ben eseguito, 18-13. E intanto Giorgio Arcuri lascia il campo per Anna Bassi che va al servizio, non è quindi un cambio di ruolo perché Anna Bassi è una schiacciatrice, Giorgio Arcuri è la palleggiatrice. Entra Anna per il servizio, 18 per chi batte, 13 per chi riceve. Il servizio di Anna sul numero 2 Orlandi, Picchi sceglie Badalamenti, il muro sporca, brava Bassi in difesa, Lodi diagonale potente, Picchi difende, poi non può attaccare come vorrebbe Bolzonetti, Zampedri chiama
e serve in bagger De Cordi, va fuori giri la difesa di Orlandi, allora Zampedri sceglie la pipe di Pionelli, piazzata, difesa da Sanzini, ci prova Badalamenti, Zampedri vola su questo pallone, poi De Cordi duella a muro, può solo piazzare nella metà campo avversaria, Orlandi, palla spinta, viene difesa da Zampedri, De Cordi a tutto braccio, fa scaldare il pubblico di casa e anche la panchina, 19-13, diagonale vincente su cui nulla può la seconda linea ospite. Altro cambio nelle fila di Trecate, esce Veronica Costantini, entra la numero 10 Sara Mukai, classe 2002, due titoli regionali per lei. Con l'under 16 tra Modena e Anderlini. Sonzini riceve l'attacco piazzato di Orlandi, poi Bassi scivola e non riesce a rigiocare. C'è punto in favore di Trecate, 19-14, e si chiude il cambio, esce Anna Bassi, rientra la palleggiatrice Giorgia Alcuri. Al servizio la neo entrata Sara Mukai per Igor Trecate. La battuta dritto per dritto su De Cordi che la attende rischiando. Lodi prova a piazzare, c'è il muro di Frigerio che fa ottima guardia, poi non riesce la rigiocata da parte di Esperia. Trecate prova a restare in partita, 4 punti di break per le ospiti. Arcuri sceglie Brandini, difende la numero 9 Picchi, poi la diagonale vincente da parte di Bianca Orlandi ed è un break di 5-0 per Trecate che prova a farsi sotto. Ed è questa volta Coach Magri a fermare il gioco. Sta per riprendere il gioco con il servizio di Sara Mukai, buona la battuta, Arcuri non interviene a muro per non rischiare l'invasione, poco male perché Trecate subito è lesta sopra il nastro a mettere giù il pallone e attenzione perché si avvicina pericolosamente la squadra ospite sul meno 2, Mukai, Pionelli, bagger di Brandini in favore di Lodi abbastanza attaccato alla rete. Altra opportunità, De Cordi a tutto braccio, tiene Picchi, bagger di Bolzonetti per Orlandi, che a mio modo di vedere, devo mettere sinceramente, sembrava dentro. Vai davanti a te! Si scatenano le proteste ospiti e ovviamente sia della squadra che del pubblico. Vediamo cosa decidono i due direttori di gara. Bellissimo l'attacco in extra rotazione di Bianca Orlandi, che ripeto, a mio modo di vedere sembrava dentro, e infatti i direttori di gara tornano sulle proprie decisioni ed è quindi il punto del 19-18, continua il break ospite, sono quindi 7 i punti di break, da 17-11 a 19-18. Tanto Arcuri va a chiedere lumi al direttore di gara Matteo Trincaro, si riprende il gioco, attenzione, Trecate è più che mai in partita, caricata anche moralmente da questo episodio, 19 Esperia, 18 Igor, il servizio di Mukai su Zampedri, Arcuri, Brandini, il primo tempo viene difeso da parte della stessa Mukai, l'attacco
piazzato. Zampedri difende molto bene. Lodi non passa. C'è la murata di Frigerio. 19 pari. Incredibile sviluppo di questo terzo set. Le giovani di Trecate non mollano per niente l'osso ed anzi si riportano in parità. C'è un cambio nelle file ospiti, esce Sara Lodi con il numero 8 ed entra la numero 7 Sara Zonta, neo acquisto di gennaio di Esperia Cremona. Al servizio la numero 10 Sara Mukai. Su Pionelli che tiene Arcuri dietro per De Cordi, mani out, 20-19, riesce a mettere un punto il capitano a questo rientro in gara da parte di Trecate. La battuta di De Cordi profonda su Orlandi. Badalamenti può piazzare e come piazza questo attacco, 20 pari. Gli applausi del pubblico per questo attacco molto bello e di qualità. 20 pari, si fa sentire il pubblico ospite, il servizio di Gaia Badalamenti, l'opposto del 2002. Battuta piazzata su De Cordi, così così la ricezione, può attaccare Pionelli, è pronta Sonzini a replicare, Orlandi a muro non passa, Brandini a muro non lascia passare ed esulta in maniera piuttosto grintosa, sotto rete 21 Esperia, 20 Trecate, Trecate fasi palpitanti della partita. La battuta di Brandini su Orlandi, duello a muro, rivoltella, non lo vince ma la tiene Pionelli, piazza lungolinea su Badalamenti, picchi dietro per Badalamenti che riesce ancora a passare nonostante il tocco del muro, 21 pari. Che atteggiamento questa squadra ospite, 21-21. Trecate al servizio con Orlandi su De Cordi, Arcuri la tiene, Pionelli in extra rotazione la piazza, poi Sonzini non può attaccare Trecate, Arcuri, Pionelli, pallonetto vincente, piazzato in zona 1, lasciata scoperta da Bianca Orlandi, 22-21 per le padrone di casa. Al servizio dei locali con Sara Zonta, la palla si ferma appena sotto il nastro, un regalino dolce per le ospiti, 22 pari, una battuta che non ci voleva. Al servizio per le ospiti Matilde Frigerio, la centrale classe 2002, secondo anno di militanza alla Igor Volley per lei. Il servizio in float su De Cordi, molto bene la ricezione, Arcuri sceglie Pionelli, pallonetto vincente, il muro mette fuori gioco una possibile difesa con il secondo tocco da parte di Trecate ed Esperia nuovamente una lunghezza avanti, 23-22. Pionelli alla battuta, lungo linea su Sonzini, molto bene la ricezione, picchi, sceglie Bolzonetti, uscita un pochino di scena in questo terzo set, Arcuri, De Cordi, il muro sporca, la palla viene rigiocata da Trecate ma senza far male, il pallonetto di De Cordi è vincente, 24-22, non riesce la difesa delle ospiti, a cui comunque obiettivamente va fatto un plauso per la capacità di essere rientrate in partita in questo terzo set, ricordiamo da 17-11 a 19 pari, due match point per Cremona, Pionelli serve su Sonzini, picchi, prova di seconda e poi rivoltella, la chiude con la fast vincente, è il 3-0 per Cremona che chiude anche questa partita
è un 2020 iniziato in maniera ottima da Cremona, che vince per 3-0 anche questa sfida, che sulla carta si presentava come complicata e certamente insidiosa, contro le giovani dell'Igor Volley Trecate. 25-19, 25-17, 25-22 i punteggi di questi tre parziali. Esperia quindi si issa saldamente al terzo posto, complice anche il turno di riposo dell'altra terza in classifica, la Lilliput. Esperia quindi raggiunge quota 23 in attesa dei risultati delle altre squadre. Sabato il campionato osserverà il turno di riposo, in quanto questa è l'ultima partita di andata, quindi non saremo in diretta sabato. Vi ringraziamo intanto per averci seguito sin qui. Esperia supera Igor Trecate per 3-0. Un saluto e un ringraziamento per averci seguito fino a questo punto. Ci rivediamo l'8 febbraio per la sfida interna contro Acqui Terme. Un saluto e un ringraziamento da Davide Moroni.